Miranda, aspetta, ne possiamo parlare, ti prego, appoggio quel coltello. Non mi resta altra scelta che usarla. Ma che cavolo? E pensare che volevo solo offrirgli una banana. Beh, nell'episodio di oggi scoprirete che sono buona. Bacini! Però a me non sembra tanto buona, Amanda. Wally! Sempre legato, Wally. Please, you don't have to do this. Silly Wally, you're sick. And I'm going to help you. Sei tu malata, ma malata di mente. Cos'hai nel cervello? Il diapomino. È pazza. Call me Dr. Amanda. Amanda, non puoi fare la dottoressa, hai 5 anni. Ok che sei Dora l'esploratrice che sa tutto, però no. Amanda, we both know you're too young to have gone to medical school. What should we use to help Wooly? The saw? No. The forceps? Or the hammer? Niente di tutto ciò, Amanda. Sparati un colpo! Scusate se lo dico, però veramente Amanda ha rotto le palle. Aveva detto che era buona, ma non mi sembra per niente buona. La faccia di Wally, anche lui, fa intendere che non vorrebbe essere lì. How did we get here? I know Amanda has little tantrums, but sì, vabbè, I didn't think she'd try to kill me, even though our relationship hasn't always been great. I noticed her changing when we were in the kitchen that one day. Okay. Amanda was a bit weird sometimes. Ogni tanto glitch, ogni tanto gli viene. È il demone. Secondo me è il demone dentro di lei. E tu che fai finta di niente là dietro, io lo so che tu c'entri qualcosa. But aren't we all? And besides, friendship is about taking the good with the bad. Today, we're going to make apple pie. Do you like apples? Se le tagli con la motosega, no. I'm allergic to apples, but I like peach pie though. Io sono allergico ad Amanda. Don't be silly, Wooly. It's always good to try new things. È velenosa! È velenosa! I know I have an apple allergy. Maybe you grew out of it. I outgrew my shoes just last week. Cosa? That's different. We can cut the apples using this sharp knife. Eccola, eccola! È sempre il momento di prendere lo sharp knife di Amanda. Lo ama! Amanda, be careful with that. Ti prego! Arg. Anche d'estate Amanda ha freddo e ha bisogno della lana di Wally. A pirate. It's fun to play make-believe. Use your imagination. What can you do with a knife? L'immaginazione! Vietnam! Make a pie. We're supposed to be making a pie. Sì, sì. Wooly's right. Se, per fortuna che Wooly sa come non farla arrabbiare. Remember to use oven mitts, Amanda. Wait, how is that already done? The magic of friendship, silly. Oh no. Oh, guarda come la taglio, come una assassina di torte. Wooly, you have to taste test it. È velenosa, sembra ferma. I told you I'm... Oh, ve l'ho detto, guarda cosa gli ho fatto. Mai toccare le robe da Amanda, never. Non fidarti mai di Amanda, la drogata. Mamma mia. Oh, Larry, ecco. Anche tu, Wooly, però. Anche tu, Wooly. Uh-oh, I guess he really was allergic. Wooly, why would you eat something? Ma non sei buona. You made me. Remember, Wooly, never give in to peer pressure. I had no idea why she suddenly was going out of her way to hurt me. And it didn't stop there. She invited me to a picnic. I thought it was going to be a nice day out with my friend, but... Continua! Things were getting weird. Continua! For some reason, she packed this disgusting, rotting sandwich. Perché? Ma vedi, è il marcio! Gli piace il marcio! La torta marcia! Il coltello che quando uccidi una persona diventa un cadavere e poi diventa marcia! È questo, Amanda ha una fissazione con il marcio. Il demone dentro di sé ha qualcosa. Oh, Amanda, why did you pack that? Don't be grossed out, Wooly. Everything gets old. Ecco, you'll get old, ecco. Too. Fissata. And then you'll die. Fissata. I was really getting creeped out. Then, as we were just having a nice little walk. Whoa! Wooly, you fell. They knew she pushed me. Che I'm scared of what would happen if I brought it up. I'm okay. I... Ah! Questo è un altro amico di Amanda, perché prima aveva una volpe come amico, no? E prima di Wooly, diciamo che a forza di giocarci è finita male. Grazie, Amanda. Don't be scared. Guarda it's che sei una persona box. Di melma. Amanda, I think it's dead.
That's called the circle of life. Mi piace la morte. Everything dies eventually. Che cattiva. Ho capito, ma dirlo così in un programma per bambini me li fa impazzire. Non dormite stanotte. Tranquilli ragazzi, non è vero. Si vive in eterno. Sotto forma di spirito. Just like that sandwich and the silly dead fox. She was talking so much about death and rotting, it made me start wondering if I was going to rot because of her. So I tried to do something about it. Vai Wally! Vai Wally! You have to help. Sì, sì. Amanda's going. I can only assume what happened. Mamma mia, un demone! It wasn't my fault. Gli sbuccia le gambe! Oh no! Wally had an accident. Oh, chissà chi è stato! He hurt his leg. I didn't. Where do we go when someone gets hurt? All'inferno. That's right, the doctor. Oh. Wait, I'm fine. No. Non il dottore Amanda, non il dottore Amanda. I talked to the doctor. Sì, che sei tu. She definitely did not talk esatto. to the doctor. Bravo, però. He says you have a problem in your brain. Scappa, Wally. In my brain? Scappa, Wally. But I hurt my leg. Everything is connected to your brain. Silly Wally. Bella scusa. Drink this. It'll fix it. È veleno! Tutto ciò che tocca è veleno! So I refused. Brava, bravo! Can I talk to the doctor myself? Questa scena mi ha scandalizzato! Rivediamola! Oh mamma mia! What should we use to help Wooly? Ok, no! Usiamo il martello, glielo tiriamo in testa ad Amanda e gli facciamo uscire il demone a suon di martellate. Perché adesso noi possiamo capire, Amanda non è cattiva sotto sotto. Dobbiamo vedere la sua parte buona. Amanda, rientra in te stessa. Rientra in te stessa. Amanda, no, please, Amanda. Diglielo, diglielo. Diglielo in dialetto veneto. I wouldn't hurt you. Why are you trying to hurt me? That's not what friends do. Esatto. Don't you know what a friend is? What is... A friend! Amanda! Oh, è riuscito a connettersi al cervello di Amanda! Amanda praticamente aveva il demone dentro di sé che stava controllando tutte le azioni. Ma in qualche modo stavolta... You're helping me. Ce l'abbiamo fatta! I don't have much time before he comes back. Ah, il demone! What is it? Ok. The thing that's been making me hurt you. Ok. There's this thing inside my brain. Oh, Mel, ma vedi. È il pazzo! Che metti i bug! È il demone like delle videocassette! It can take control of me. What I do, what I say, get away! Vedi, c'è il demone tipo ratto, cioè Mickey Scrauso, Mickey Marcio, cioè Mickey Mouse e Mickey Marcio. Io Mickey Marcio è penetrato nel cervello di Amanda attraverso il rituale di suo padre. Oh, adesso Amanda deve combattere se vuole tornare normale. Ha buggato tutto! È sempre stato il demone! No! Vedi, Amanda è buona in realtà. Or when we were at that picnic. È stato lui ad uccidere. As we were walking, the demon was having me lead you into the bear trap. Oh no. At the last minute, I managed to take control. Ritiro tutto, cioè il demone è il pazzo scravato. Lo sapevamo, però non pensavo a tal livello. Pensavo che fosse anche colpa di Amanda, ma è solo colpa di Mickey Scrauso. Wooly, you fell. Che, cioè, non ho mai visto un demone così cattivo. No, no! No! I'm sorry I had to push you, but I think a little bruise on your knee is better than getting caught in a bear trap. I tried to tell you what happened, but the voice that came out of me wasn't mine. Ci ha provato in tutti i modi, ma in realtà parlava il demone. Everything dies eventually, and everything rots Vedi? Eventually. Just like è posseduta! È posseduta! I can feel myself rotting, and you'll rot too. No! I knew I was scaring you. But I couldn't stop the demon. No, voglio dire. I wasn't strong enough. And then we went to the park. Everyone, you have to help. Quindi è tutto successo, era tutto nella testa di Amanda. Povero Wally, cioè veramente. Però da una parte poverini entrambi, non era colpa né di Amanda né di Wally. Però io mi chiedo le origini del demone. Forse ci sarà un altro video, però abbiamo ancora un po' di minutaggio, vediamo. Thank you, Wally. We'll need as much help as we can get. No, don't hurt him. I tried, but I couldn't stop it. I'm so sorry, Wooly. Ecco com'è andata. We need to get him to the doctor. But I just made things worse. Sì, lei provava a salvarlo, per quello diceva tutte queste cose scollegate. Prima diceva lo portiamo dal dottore, ma poi lo uccidiamo con la motosega. Perché lei non riesce a fare le azioni come vorrebbe. Ha molto senso questa cosa, anche nel gioco. Please. Oh, Melma. And now you're stuck here.
all because of me. E come si può abbatterlo? I'm sorry, I thought you were evil. That's not what a good friend does. Neither of us were good friends, Wooly. It's okay. We gotta get out of here. Before it's too late. Vai. Ah no, è troppo tardi già. Il martello, scelto il martello. You can defeat this thing. Devi tirargli in testa, Wooly. Do you remember the petting zoo? Ho i traumi di quel coso, però va bene. Is a family. A family is made up of people who love you. You don't have to be related to someone. Non seguire Amanda come una capra. While I was trapped with the other sheep, I realized you're my family, not them. We may not be related, but of course with some. È innamorato di Amanda sotto sotto. Gusti strani. Recent exceptions. You always loved me more than anyone else. Soprattutto quando ti accoltellava. Please, Amanda, come back. Torna. You have to stop it. Torna, Amanda. That stupid animal. Che cattivo. I can't defeat it myself. You cannot defeat me no matter what. Amanda, is that you? Tira il martello. Me with the hammer. Sì. The demon out of me. Non ci credo. L'avevo pensato io. Vi ricordate quando vi ho detto prima del martello? Usiamo il martello. Glielo tiriamo in testa ad Amanda. No, ma io sono veggente. Come un ariete. Sì! E tiragli anche il martello! Thank you so much. I owe you my life. I know I said and did terrible things. It's okay. I know that wasn't you. I love you, Wooly. Oh. You really are my family. Ah, che cosa bella! Che tristezza. Amanda la vetriera! Ragazzi, iscrivetevi comunque a GameToons per tanti altri cartoni animati. Vedo che hanno fatto Garden of Bambam. Potremmo farci altre reaction. Secondo me sono bellissimi questi corti. Mi diverto troppo a farci la reaction, quindi iscrivetevi al loro canale, così potete guardarveli in anticipo e poi guardarvi magari anche la mia reaction quando uscirà. Ah, le origini di Amanda l'avventuriera. Questo fa capire come è entrato il demone dentro di lei. E ragazzi, raggiungiamo i 15.000 like e il prossimo episodio sarà sulla reaction delle origini di Amanda, così scopriremo come il demone è entrato. Ora abbiamo scoperto che Amanda è buona e quindi scappo, che Amanda è qui. Torna indietro, Gabby!